Buongiorno a tutti i nostri amici stamattina, mi sono subito diretto a questo, come non andare bene quando la giornata è bella. Ovviamente siamo tutti molto molto bene, molto felici, poi il tempo è diventato quasi inaccettabile. Allora, oggi è un momento speciale, celebrare il mecenatismo, che per noi, direttori di musei, curatori, storici dell'arte, restauratori, è un privilegio. Questa è la prima parte della storia. La seconda parte è proprio vedere tornare nella sua bellezza un quadro come quello di Giulio, che è una cosa meravigliosa. E la terza cosa è di riflettere su cosa ci dice questa bellezza di Giulio. C'è una grazia, una luminosità, una gioia, una serenità in questo quadro che ci parla di un tempo che non so se il nostro tempo sarebbe capace di produrre un'opera d'arte esprimendo questa serenità e questa bellezza. Quindi il quadro di Filippo ci dice qualcosa anche su un momento della storia dell'arte italiana. Tutto messo insieme, la collaborazione con il mondo privato e il pubblico, la collaborazione con la vostra impresa, la chiusura. Perché questo quadro è l'ultimo quadro dell'evento così importante di Rivelazione, che è stato, come lo sappiamo tutti, iniziato da nostro amico Giovanni Lombardi. E dobbiamo tutti tanto a Giovanni. Giovanni ci ha fatto conoscere, e questo è un grande bene per lui e per noi. Capire come la valorizzazione ben fatta di una collezione, un restauro condotto da nostro dipartimento, realizzato anche da un grande restauratore che non è presente oggi perché non ha potuto venire, Bruno Archipret, che conosciamo tutti bene, un'opera che ora nelle sale racconterà tutto il momento della bellezza della storia dell'arte, che Alessandra conosce bene perché il suo incarico è anche quello tra mille altri. Tutto questo indica che nella nostra collaborazione è tutto positivo. Lo è per noi, lo è per l'arte, lo è per Napoli, lo è per l'Italia e penso lo è anche per voi. Perché avere una responsabilità di questa natura, fare tornare la bellezza di un'opera di Filippino Lippi di questo livello, devo dire, mi dà la pelle d'oca a me. È una cosa di una tale bellezza che non troverei mai le parole per ringraziarvi di questo gesto. Le uniche parole che troverei di invitarvi a continuare a guardare la collezione di Capodimonte con vostri colleghi, altri imprenditori, venire più numerosi per aiutarci a fare di Capodimonte la cosa che potenzialmente è e che secondo me dovrà essere nel futuro, è il più bello museo d'Italia. La collezione di Capodimonte ha bisogno di un grande sostegno. Entro la fine di questo mese entreremo in una fase di grandi lavori. Lo sentiamo sulla nostra pelle, oggi non c'è l'aria condizionata nelle stanze. Quando quest'aria, umido e caldo, come questo, si trova attorno delle tavole del 400, del 300, è un problema enorme per la tutela di queste opere. Abbiamo una bella quantità di opere importantissime, vecchie opere d'altare che devono essere salvate.
Questo grande cantiere ha proprio come obiettivo di portare a Capodimonte l'energia fotovoltaica con un progetto, è stato validato dalla soprintendenza come un progetto pilota. Il fotovoltaico a Capodimonte tutelerà anche il paesaggio, sarà totalmente invisibile e porterà 91% del nostro bisogno elettrico. Questo ci permetterà di avere delle stanze, delle gallerie che sono 124 a Capodimonte. Per darvi un esempio, senza nazionalismo, parlerò di Brera, che ha 36 gallerie, Capodimonte 124, per darvi l'idea dell'immensità di questo museo. L'efficienza energetica, che è la grande sfida nostra, ora l'abbiamo affrontata e saremo quasi autonomi. Ci permetterà di avere un'illuminazione d'ultima generazione per vedere le opere come devono essere viste, perché la nostra illuminazione, vedete, è totalmente obsoleta, sono delle illuminazioni delle 90, quindi la luce contemporanea è molto più efficace, più delicata, più sottile. C'è stato fatto un progresso enorme nell'illuminazione museale. E devo dire che riaprire Capodimonte, che sarà non totalmente chiuso, ma largamente chiuso per necessità dell'importanza dei lavori, riaprire alla fine del 25 un museo, se le opere non sono in ottima condizione, ma non solo di tutela, ma anche di bellezza, sarà un problema, perché tutti i difetti che non si vedono bene con un'illuminazione un po' così insufficiente o non efficace o non sottile, salteranno all'occhio. E quindi l'inaugurazione di Capodimonte, invece di essere il grande trionfo che tutti noi vorremmo avere a Napoli, potrebbe essere addirittura una lezione di modestia. E questo non lo vogliamo avere, questa lezione, vogliamo avere una lezione di gloria. Quindi vedrete nella nostra comunicazione anche una serie di opere che abbiamo selezionato tra le più urgenti, sia per salvarli sia per renderle più belle. Avere due Magnasco in deposito quando tanti musei vorrebbero avere e farebbero la guerra per avere una pittura di Magnasco, per me è un dolore, e vorrei che queste Magnasco siano restaurati e messi a Capodimonte. Un'opera di Campi della collezione Farnese che è in deposito, ma non si può, eccetera, eccetera. Quindi il mio rialzamento si accompagna anche di una preghiera. Dovete rimanere con noi, dovete continuare a aiutarci per Capodimonte, per l'Italia. Vi ringrazio. Allora, buongiorno a tutti, sono Francesco Tavassi, sono il presidente di una società di trasporti, di logistica, che da anni ha voluto essere vicini all'arte, alla cultura in generale, allo sport, e cercare quindi di dare un contributo sostanziale alla nostra città e quindi alle meraviglie della nostra città. E tra queste meraviglie, se non la più bella, c'è il museo dove siamo oggi, c'è il museo di Capodimonte, che in questi anni è stato così ben diretto dal nostro direttore, e che quindi è un motivo di orgoglio poter sostenere interventi di questo tipo. Sicuramente continueremo a essere vicini. Certamente faremo anche un po' di pubblicità e di, come dire, pressione perché altri imprenditori possano seguire il nostro esempio, dove però ce ne sono già alcuni che sono vicini al museo, e quindi dare l'opportunità che ci sia veramente in questo museo, si continui ad avere tante opere d'arte che sono un vanto, un orgoglio di questa città, e che quindi possono ancora di più
continuare a fungere da attrattiva per questa città, che forse non tutti ancora sanno, ma è veramente un patrimonio a cielo aperto di opere d'arte, e questo museo è la dimostrazione. Noi ci saremo, e quindi grazie per questa opportunità che ci ha riservato. Grazie, Francesco. Questo ci fa veramente enormemente piacere. E poi il nome di mecenato è uno dei più belli titoli che si può immaginare. Quindi essere mecenato di Capodimonte. E noi non dovremo mai dimenticare che se l'Italia ha ancora un posto nel mondo, se abbiamo in Italia un senso, è perché l'arte ce lo dà. E non dobbiamo dimenticare questa forza, che è una forza non solo culturale, ma è una forza economica. E lo sappiamo per il turismo, lo sappiamo anche a diversi livelli. Vi posso dire che la mostra del Louvre, che nata a Parigi, il Louvre invita a Capodimonte, ha fatto passare un messaggio al mondo che è unico. Capodimonte, nel dialogo con il Louvre, esce alla grande. Addirittura, tante volte in questo dialogo, Capodimonte è sopra la collezione del Louvre, tante volte. E poi devo dirvi anche questa cosa, che sentire parlare a Parigi, al Louvre, che è visitato da 9 milioni di visitatori all'anno, di quale il 70% sono stranieri. Parlare di Napoli come una delle grandi collezioni europee, invece di parlare di Gomorra, per me è un orgoglio. Quindi, grazie. Ora, cosa facciamo passare prima? La storia dell'arte o il restauro? La storia dell'arte. Grazie a tutti, grazie ai nostri mecenati passati, presenti e futuri, che sono sicura già si staranno interrogando come poter aiutare. Io in realtà vorrei dire questo, che Filippino è uno dei massimi capolavori della collezione, ma non perché lo dico io che sono il curatore del 400 o la storia dell'arte in generale, era stato selezionato tra i massimi capolavori da mettere in sicurezza dai rischi di guerra da Bruno Molaioli, insieme alla parabola dei ciechi di Bruegel, al Lorraine, che pure è stato restaurato con questa campagna di Borsa Italiana, e ad altri, ed era finito a Monte Cassino perché si pensava che Monte Cassino fosse un posto sicuro. Fortunatamente, la storia scrive meglio di noi, i tedeschi avevano messo gli occhi su quelle opere e le avevano trafugate prima del tragico bombardamento, ed erano finite nelle miniere di sale di Altosse, recuperate da Rodolfo Siviero, il nostro 007 dell'arte, insieme alla Task Force dei Monuments Men, che nel film di Clooney sono 5, ma erano circa 300, la magia del cinema. E quindi Filippino, la Dane, l'Antea, il Lorraine, sono tornati, il Battistello Caracciolo, la fuga in Egitto che sta sul secondo piano, sono tornati a casa. E oggi Filippino ha di nuovo il suo splendore, il suo posto d'onore nella collezione, una collezione di 49.000 opere d'arte, dove è difficile poter definire capolavoro soltanto 20, 30, 40 opere. Sono la maggior parte capolavori, ma anche le opere di secondaria importanza, se vogliamo usare questo termine, come diceva Ortolani, rafforzano i capolavori. La collezione di Capodimonte si rafforza a vicenda per la sua complessità e la sua ricchezza. Filippino Lippi, che è stato restaurato, e lo vedrete tra poco nella sala, ha riacquistato tutta la sua valenza di capolavoro giovanile dell'artista, ed è un caso in cui le ricerche storico-artistiche fatte in precedenza, che già avevano ipotizzato un anticipare la data dal 1483 al 70-75, hanno avuto conferma dai dati tecnici del restauro. Filippino Lippi, tra l'altro, inizia nella bottega paterna di Filippo Lippi. Filippino Lippi è il figlio di uno scandalo, è il figlio di un frate e di una suora. Fra Filippo Lippi e la suora, che era Lucrezia Buti, mi pare si chiamava,
E ovviamente vengono tutti e due, diciamo, spretati, tra virgolette, solo che Filippo Lippi si salva perché era un artista, per cui continua a fare l'artista nonostante gli vengano tolti i voti. Lucrezia Buti non fa, diciamo, la stessa gloriosa fine, perché viene chiusa in un convento di clausura, e a clausura stretta, insomma. Filippino Lippi quindi inizia col padre, e quando poi arriva nella bottega di Botticelli, che non a caso è nella stessa sala in dialogo con Filippino, non è un giovane apprendista, è già un maestro giovane che si confronta con un maestro più anziano. E da lì, da questa pala giovanile che fa il paio con altre opere conservate agli Uffizi, ma anche a Lucca nella chiesa di San Michele, la pala Magrini, la pala Magrini della San Michele a Lucca, da questo inizio Filippino va avanti, quindi dalla grazia del padre, il padre aveva studiato con Masaccio, dalla grazia di Botticelli attraverserà anche lui il periodo della grazia rinascimentale, il momento in cui Firenze sembrava la nuova età dell'oro con i Medici, e affronterà anche poi tutte le incertezze di fine secolo, e si vedrà col cambio della sua linea, che da linea armonica elegante, che è quella che vediamo nella pala giovane, diventerà una linea nervosa e inquieta, e lo potrete ammirare a Roma negli affreschi di Santa Maria sopra Minerva. Ora cedo la parola al restauro e alla dottoressa Cerasolo, che rappresenta anche Bruno Arciprete, che ha materialmente seguito il restauro, ma sotto la direzione lavori del nostro dipartimento di restauro, di cui Angelo è il capo ufficio. Grazie Alessandra. Va bene. Lavorare in un museo come Capodimonte è un privilegio unico, ed è ancora più un privilegio mettere le mani oltre che gli occhi sulle opere. Quindi poter realizzare o seguire dei restauri e avere la possibilità di interrogare queste opere e trovare, a volte con sorpresa, poi delle risposte a tanti quesiti che attraverso i documenti, attraverso i libri, attraverso lo studio nelle biblioteche prendono corpo nella storia dell'arte. Storia dell'arte e restauro sono due vie assolutamente intrecciate, e intrecciare queste due vie significa aumentare al tempo stesso la conservazione, la buona conservazione delle opere, migliorarne quindi la durata, trasmetterle al futuro più solide e anche conoscerle meglio. Ecco, questo restauro è stato, come sempre un restauro, anche una grande occasione di conoscenza. Noi per questo diamo tanto spazio alla diagnostica, perché ci sembra fondamentale, nel momento in cui si mettono le mani su un'opera, conoscerla il più possibile, trarne tutte le informazioni che quella materia ci dà e per metterle a servizio della conoscenza, nel senso più alto, ma anche proprio di quell'opera stessa. E per far sì che il restauro venga eseguito con una consapevolezza e che i prossimi restauri si beneficino di queste conoscenze. Tutto questo nel caso del restauro di Filippino veramente è stato un po' un incastro magico. Ritrovando, cercando la documentazione dei restauri precedenti, abbiamo trovato tanto la notizia di un restauro ottocentesco, uno dei primi restauri del Real Museo Borbonico negli anni 20 dell'Ottocento, in cui Raffaele Trapani aveva risarcito la tavola, il supporto ligneo, quanto poi la foto che documenta quell'intervento ottocentesco, quando il dipinto approda all'Istituto Centrale del Restauro nel 1957, Bruno Molaioli affida il dipinto a Cesare Brandi, il massimo nome del restauro italiano e mondiale, e lì viene curata la tavola proprio prima di tutto per il supporto, con un sistema di sostegno per rimettere assieme queste tavole che erano disassemblate, che erano staccate l'una dall'altra. Le foto documentano delle condizioni veramente molto povere, e si mette su questa struttura. Poi evidentemente Molaioli aveva fretta di inaugurare il museo a maggio 57, sarebbe nato questo meraviglioso museo di Capodimonte nella sua
destinazione appunto a ospitare le collezioni moderne che prima erano al Museo Archeologico. E in quell'occasione Bruno Cesare Brandi scrive a Molaioli dicendo: ti restituisco il Filippino molto a malincuore, perché sì, è stato consolidato, ma non abbiamo potuto pulirlo, non abbiamo potuto mettere al meglio. Per favore, fai in modo che si capisca che deve ancora essere restaurato nella superficie vittoria. E infatti poi, pochi anni dopo, abbiamo notizia che questo restauro, nei primissimi anni 60, entro il 65, viene restaurato. E guardando quella foto di prima del restauro del 57, abbiamo trovato anche un cartellino intatto, che adesso molto frammentario, che denuncia la raccolta attraverso cui la raccolta in cui era nel Settecento, perché il dipinto era sempre stato appetibile, era stato rubato, non sappiamo dove, ma probabilmente proprio dalla raccolta da cui proveniva, dalle truppe napoleoniche, e lasciato, abbandonato a saliti dei francesi. Quindi a Capodimonte era arrivato, portato da Domenico Venuti, senza sapere da dove venisse. Ma quel cartellino, che dice Truria Pittrice, ghirlandaio, fa capire che veniva da una collezione, da un'importante collezione di un nobile emiliano, Tacoli Panacci. Quindi abbiamo avuto questa informazione, che pure era stata già ipotizzata. Altra informazione importantissima, e di questa prendiamo atto semplicemente registrando la natura preziosa ma acerba della pittura, il dipinto si ipotizza che venga da San Lorenzo, dal Duomo di San Lorenzo di Firenze. Certo, quella veduta di Firenze così bella, dove si vedono in fila il Campanile del Giotto, Santa Maria del Fiore, il Bargello, il campanile di Palazzo Vecchio, faceva pensare a un'opera fiorentinissima e importante. E beh sì, viene dalla stessa chiesa di San Lorenzo, per la quale Filippo Lippi, il papà di Filippino, aveva realizzato la celeberrima Pala Martelli, un'annunciazione di importanza capitale nella storia dell'arte, la prima pala rinascimentale viene definita, nel 1440. 20 anni dopo, un'altra famiglia, sempre per San Lorenzo, aveva chiesto a Filippo un altro dipinto, la famiglia della Stufa. La famiglia della Stufa dedicata a Sant'Andrea, Christoph Gardner ha ipotizzato, e tutto ci sembra da accogliere, che l'opera fosse stata realizzata per quella cappella della Stufa a San Lorenzo. E certo, questo significa che una volta morto il papà, il giovanissimo, dodicenne o poco più, Filippino, si fa carico, assieme con un aiuto, di completare quell'opera, e quindi questo dipinto sarebbe l'opera di questa enfant prodigio, quale sicuramente Filippino era, e quindi ancora più preziosa proprio per documentare i primissimi giorni di attività di questo maestro. E questo ce lo dicono anche le indagini, che ci fanno vedere tanti cambiamenti, tanti aggiustamenti. Forse era un disegno lasciato veramente lì sulla tavola o sulla carta dal padre, che Filippino ha ripreso per completare la sua opera. E poi niente, dettagli meravigliosi che ci dicono questa delicatezza, forse quella poesia così delicata, gentile, viene anche da un animo ancora quasi infantile di questo artista, che giustamente ci diceva prima Alessandra, poi maturando diventerà più inquieto, ma vive come era un'epoca, quella magica, quella appunto dei Medici, del Rinascimento, anche la sua età giovanissima. Era un momento magico di candore e di gentilezza. Grazie Angela, grazie mille. Ascoltando Angela, ascoltando Alessandra, abbiamo capito che i musei sono dei organi vivi. Abbiamo parlato dell'apertura del museo 1957, è stato veramente un grande momento per la storia europea e non solo napoletana. A Capodimonte grandi lavori sono stati fatti all'epoca di Nicola Spinosa negli anni 90, e il progetto che dovrebbe essere chiuso in 2025 è di questa importanza. Capiamo che i musei devono quasi reinventarsi costantemente
ma almeno ogni 50 anni, perché le opere vanno restaurate regolarmente, vanno tutelate continuamente, perché il nostro occhio, la nostra conoscenza, il nostro gusto, la nostra esigenza cambia sempre. È ovvio che un museo in 1960 non occupava nello spazio pubblico, nella mente dei cittadini, lo spazio che occupa oggi. Oggi il museo è una cosa che fa parte della nostra identità, della nostra vita quotidiana, del nostro patrimonio. Non è un luogo riservato, con tutto il rispetto che ho per gli storici dell'arte, che sono anche io uno storico dell'arte, non è riservato a noi, è riservato a molte persone. Il nostro approccio del pubblico è sempre stato allargato. Stiamo facendo un lavoro enorme per il pubblico diversiabili, per i neurodivergenti. E posso dirvi che da loro apprendiamo molte cose che consideriamo anche il nostro sguardo sull'arte più limitato che loro. Hanno un sguardo più profondo, più è tutto il corpo che è implicato nel loro rapporto, non solo l'occhio e la testa. E quindi i musei sono dei luoghi dove si può riflettere moltissimo sulla nostra umanità, le nostre limiti, le nostre forze. Quindi motivi supplementari per invitare sempre la società civile a essere più presente a Capodimonte, sempre, sempre di più. Capodimonte è vostra casa e siamo sempre lieti di avervi insieme a noi. Di nuovo grazie, è veramente un aggiunto alla storia nostra e alla storia d'Italia che è fondamentale. Grazie mille. E vi aspetto per continuare la nostra conversazione. Grazie.
credo, ma